Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi siamo a bordo della nuova Fiat Panda ibrida, la nuova motorizzazione che abbiamo avuto modo di provare in questi giorni di test drive. E a questo punto non mi resta che dirvi cosa ne penso di questa motorizzazione, come va su strada e quali sono i consumi, subito dopo la sigla. Comincio questo test drive dicendovi, come sempre, che sul nostro sito avrete la possibilità di scoprire tutte le dotazioni di questa automobile e soprattutto anche i listini ed eventuali offerte presenti a listino. Questo vi permetterà di avere quindi una panoramica completa non solo su questa Panda, anche su tutte le auto in vendita in Italia, e questo appunto vi permetterà di farvi un'idea chiara e capire se questa Panda è proprio ciò che fa per voi all'interno della categoria delle city car. Per avere accesso al nostro sito vi basterà cliccare qua su sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione. Insomma, alla fine la Panda è diventata mild hybrid, una necessità che permette di abbattere le emissioni in fase di omologazione, ma quello che mi interessa andare poi a scoprire in questa fase è anche quanto consuma questa motorizzazione in condizioni reali. Per quel che riguarda infatti il nostro test drive, vi posso già dire che siamo riusciti ad ottenere una media complessiva di circa 18-18,5 km con un litro di media totale, contando la città e anche l'extraurbano. Chiaramente viaggiando per la maggior parte del tempo al di fuori della città siano dei consumi molto migliori, e tra l'altro non è neanche difficile avvicinarsi addirittura ai 30 km con un litro di carburante. Questo perché? Perché il motore è stato pensato per avere una massima efficienza con un elevatissimo rapporto di compressione, 12:1, che è un rapporto piuttosto elevato contando che si tratta di un benzina, e questo tra l'altro ha permesso anche di avere non solo ottima efficienza ma poi di abbinare anche una trasmissione adesso a 6 rapporti, quindi la sesta marcia permette veramente di viaggiare a bassissimi giri, andando ovviamente a tutto vantaggio dei consumi. Il precedente 1200 aveva 4 cilindri, questo ne ha 3, la potenza è rimasta praticamente invariata, 70 cavalli per la motorizzazione 1000 che sto provando in questo momento, 69 quelli dichiarati per la motorizzazione 1200 ormai andata in pensione. Ovviamente questa scelta è stata necessaria, dicevo, per abbattere i limiti di emissione in fase di omologazione, ma chiaramente ha anche un buon vantaggio per tutti coloro che vogliono approfittare degli incentivi presenti a livello nazionale e locale dedicati alle ibride. Quest'auto infatti gode degli incentivi locali perché è omologata come ibrida. Pertanto, cosa succede? Una volta in cui vado a rallentare, come in questo caso, la batteria a 12 volte va a recuperare energia. È una batteria aggiuntiva rispetto a quella classica che è presente su tutte le automobili, ma in questo caso sotto al mio sedile troviamo una batteria aggiuntiva. Va a recuperare energia in frenata e poi, quando vado a dare a fondo sul gas, aiuta un pochino in accelerazione. Quindi questo permette di avere appunto una seconda fonte di motricità, pertanto appunto abbiamo la omologazione come ibrida. Durante la guida è evidente il fatto che ci sia maggiore freno motore dato dalla presenza appunto del piccolo modulo elettrico che va a recuperare energia in frenata. In effetti, mollando l'acceleratore si sente subito il motore che va a recuperare energia, e questo ti va a rallentare in maniera più efficace. Quindi bisogna comunque andare, questa è una cosa molto utile da fare per andare ad abbattere anche i consumi, poterlo utilizzare in maniera semplice e intelligente, cioè come andando a evitare di frenare proprio all'ultimo, sfruttando le decelerazioni così da ricaricare la batteria. C'è un indicatore sulla strumentazione che mi dice il livello di carica della batteria, e se questo permette di andare a spegnere il motore basta mettere la folle, e al di sotto dei 30 km orari il motore si spegne anche preventivamente rispetto allo stop completo della vettura. Pertanto si va ad alimentare tutto ciò che richiede energia a bordo, tra cui il servosterzo, il servofreno e tutto il resto, tramite la batteria elettrica presente a bordo, andando comunque, come vi dicevo, a ridurre i consumi. Ora in questo caso sono in terza, vado a 100% sul gas. Certamente la ripresa non è da macchina sportiva, ma chi se l'aspetterebbe da una city car? È una city car pensata soprattutto per ridurre i consumi, e questo deve fare, secondo me lo fa molto bene. Infatti magari eventuali critiche su un motore che è scarico e bassi, secondo me non è assolutamente sensata, oltretutto pensando alle prestazioni del 1200 precedente, che è comunque un ottimo motore, molto affidabile anche ai lunghi chilometraggi, ma in questo caso non aveva sicuramente delle prestazioni da supercar, ma non deve assolutamente averle quest'auto. Secondo me invece è ben centrata come motorizzazione, certo il fatto di avere marce lunghe, comunque in quinta e sesta marcia, impedisce chiaramente di fare un sorpasso magari con un filo di gas, si va a utilizzare il cambio per fare un sorpasso, come del resto si faceva anche precedentemente, ed ecco che a questo punto si può fare tranquillamente il sorpasso richiesto. Vedete, anche in questo caso la progressione è buona, non ci sono buchi di erogazione.
direi che comunque la motorizzazione si comporta bene, in questi giorni si è comportata bene, tra l'altro la vettura ha un ottimo assorbimento delle sospensioni, quindi anche a livello di comfort rimane la Panda che tutti conoscevamo, e tra l'altro a livello di tecnologia, a livello di spazio abbiamo fatto anche una prova a parte dedicata proprio alla Panda 4x4, vi invito a vederla, vi invito a cliccare qua su oppure qui sotto in descrizione vi lascio il link. Di solito nelle nostre recensioni non andiamo troppo nel tecnico per quel che riguarda le caratteristiche delle motorizzazioni o delle vetture, di scelte tecniche eccetera eccetera, però c'è una cosa che voglio sottolineare, ossia il fatto che questa motorizzazione ha una distribuzione a catena, non a cinghia come invece capita di solito. La catena è un po' più rumorosa, infatti fa comunque un pochino più di rumore nel muoversi all'interno del blocco motore, ma al di là di questo non deve essere sostituita, al di là chiaramente di rotture eventuali che sono molto rare. Per quel che riguarda invece le cinghie vanno sostituite, la cinghia di distribuzione dei servizi va sostituita, quindi questa è una cosa importante da sottolineare ai fini della manutenzione, che deve essere sostenibile economicamente su auto di questa categoria. Insomma, una City Car che mantiene tutte le sue caratteristiche di base come spazio, come tecnologia, e purtroppo qua siamo rimasti un po' indietro per quel che riguarda la tecnologia multimediale, che non è presente praticamente su quest'auto se non tramite la presenza di un'app dedicata che si può utilizzare sul cellulare installandolo qui sul supporto centrale. E poi ci sono anche gli ADAS, un altro tema che ormai è diventato centrale anche sulle City Car, che fa comunque solitamente salire un po' i costi. In questo caso c'è la frenata d'emergenza automatica, non c'è il mantenitore della corsia, non c'è il controllo dell'angolo cieco, insomma siamo rimasti un po' indietro a livello tecnologico. Per quel che riguarda però la motorizzazione, in Fiat sono stati secondo me molto molto intelligenti ad offrire una soluzione che sia economica, che sia facile da installare a bordo di vetture di questa categoria senza far alzare troppo i prezzi, e soprattutto andando ad abbattere emissioni e consumi, sfruttando una delle zone grigie del regolamento, diciamo, delle emissioni, e anzi delle omologazioni, scusate, che comunque ha permesso a tanti costruttori di andare a sfruttare proprio questo piccolo aiuto elettrico per avere l'omologazione ibrida. Quindi il risultato è ottimo, e ve ne ho parlato anche di consumi, un'ottima efficienza da parte del motore, e spero a questo punto di avervi aiutato a capire se questa motorizzazione fa al caso vostro o meno. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveK. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, seguiteci anche su Instagram, sul mio profilo personale e sul profilo DriveK Italia. Ci vediamo, come dicevo, alla prossima. Ciao a tutti!